Uomini e donne, Manuel Vallicella ha cambiato lavoro. Il nuovo lavoro di Manuel Vallicella di Uomini e donne. Lo abbiamo visto prima nelle vesti di corteggiatore di Ludovica Valli e poi in quelle da tronista di Uomini e donne, ma in nessun caso è riuscito a trovare l'amore. Stiamo parlando di Manuel Vallicella, il meccanico di Verona, super tatuato che ha conquistato il cuore di moltissime telespettatrici. Quando ha preso parte per la prima volta al programma televisivo aveva i capelli grigi, frutto di una scommessa persa con un suo carissimo amico. Oltre che per il colore dei capelli, però, non è passato inosservato per i suoi innumerevoli tatuaggi presenti anche nelle zone più strane del corpo. L'ex tronista, infatti, ha due tattoo particolarmente significativi per lui proprio sulle palpebre degli occhi. A proposito di tatuaggi, oggi Vallicella ha deciso di farne della sua passione un lavoro. A breve, infatti, aprirà un proprio studio di tattoo in provincia di Verona. Non sarà lui a tatuare, ma sarà sempre presente e provvederà a prendere i vari appuntamenti. Lo studio si chiamerà Deep Black e proprio lo stesso Manuel Vallicella lo ha reso noto su Instagram. Il veronese ha infatti pubblicato una foto con addosso una felpa su cui è inciso il logo del suo studio. Si tratta di un sogno nel cassetto che si sta realizzando per Manuel che, probabilmente, lascerà la fabbrica in cui ha lavorato per moltissimi anni. Trasforma tutta la tua energia in un'occasione di vivere una vita felice. Imbocca la strada giusta, quella dei tuoi valori, scrive su Instagram. A Uomini e donne non è riuscito a trovare l'amore, da lui tanto desiderato, ma oggi è felice lo stesso perché sta realizzando il suo più grande sogno. L'esperienza di Manuel Vallicella con la Teone Celebrity. Da un paio di giorni Manuel Vallicella si trova a Courmayeur per le riprese del Teotest Winter 2017. Stagione invernale della Teotest Summer 2017. Insieme a lui ci sono alcuni componenti dell'agenzia Teone Celebrity, nonché altri corteggiatori e tronisti di Uomini e donne. Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, Vittoria De Ganello e Mattia Marciano sono alcuni dei partecipanti al programma. Insieme a loro ci sono anche Simone Cipolloni, Luigi Gentile e Valentina Vignali che, per questa stagione del programma partecipa da sola in seguito alla fine della relazione con Stefano Laudoni.